Recupero della quarta di ritorno della Superlega, una delle tante gare del campionato di volley rinviate per Covid, che in questa stagione sta disturbando pesantemente i tornei di quasi tutti gli sport di squadra. Di fronte alla Chioene Arena di Padova, i ragazzi di Jacopo Cuttini e quelli dell'ex Stefano Lorenzetti, ovvero l'Ita Strentino di Alessandro Micheletto e Riccardo Sbertoli, campioni d'Europa. Dall'altra parte c'è Mattia Bottolo, pure lui iridato. La gara parte con sfortuna per gli euganei, che sembrano ritrovati comunque dopo l'inguardabile prova contro Monza e la comunque incoraggiante prestazione di Perugia. Gli ospiti conquistano il primo set ai vantaggi e si vedono letteralmente regalare la seconda frazione dai padovani, che sullo 0-2 ripartono caricati e vincenti, portando la gara al quarto set, dove però esperienza e caratura tecnica hanno la meglio, decidendo la gara a favore dei trentini. Per gli euganei, quarto stop consecutivo senza punti. Per Trento, la conferma di un terzo posto a caccia della coppia Perugia-Civitanova. Ci aspettavamo una partita così, con loro che ci avrebbero aggredito al servizio come hanno fatto, e veramente, soprattutto terzo quarto set, ci hanno messo veramente tanto in difficoltà. Bravi noi a riacciuffarla, però come ho detto è una buona compagna per queste partite toste, però ne siamo usciti vincitori, dai. Tutte le sette eravamo lì tranne uno. Abbiamo spinto, abbiamo, come dicevo anche prima, abbiamo dato tutto, abbiamo lasciato il cuore sul campo. Proviamo tutto a prendere punti da qualche parte. Lo proviamo, stiamo giocando meglio con tutta la grinta che abbiamo. Adesso vediamo domenica. Il campionato italiano ha insegnato che tutte le partite sono toste. Venire qua a giocare è sempre complicato. In più c'è stata un'assenza last minute del nostro compagno Daniele Lavia, però c'è stata la risposta giusta in campo e 3 punti d'oro per noi. Sono molto molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi, sappiamo insomma che non è semplice, sappiamo che è un periodo dell'anno questo molto complicato alla fine della stagione, i pesi e i punti pesano molto. Stiamo facendo il possibile veramente per riuscire insomma a non guardare in faccia nessuno, neanche il nome dei campioni insomma che stiamo trovando davanti a Perugia, che abbiamo trovato oggi nella squadra di Trento. L'obiettivo è riuscire a far punti, ci stiamo provando, stiamo forzando un po' tutte le situazioni, dalla battuta alle situazioni di gioco eccetera, e vuol dire aver coraggio anche. I ragazzi in questo momento qui ce l'hanno e più di così non posso chiedere. 15 giocatori, tutti molto giovani, quasi tutti molto giovani, che lavorano veramente da mesi senza tirarsi indietro. Riusciamo a fare delle situazioni bellissime anche di gioco all'interno del nostro allenamento, e mi fido veramente ciecamente ormai di ognuno di loro. Quindi anche il più giovane, che Federico Crosato, sta dimostrando insomma il lavoro che ha fatto in questi mesi, e sta dimostrando che può darci una grossa mano.